Siamo nell'epoca ottomana e questa è l'antica città sotterranea Cappadocia, l'ultimo rifugio per i turchi assediati dal nemico. Nel corso di questa guerra che sembra subire una brutta piega, il sultano radunò il suo popolo e il suo esercito per annunciare qualcosa di grosso. Miei fedeli sudditi, il nemico purtroppo si sta avvicinando minacciosamente e le nostre difese scarseggiano. Ci rimane soltanto una speranza. Uno di voi, impavidi guerrieri, deve compiere un lungo viaggio alla ricerca di un antico talismano. Questo talismano ci darà un potere così potente da riuscire a respingere l'invasore nemico. Chi si offre volontario per questa pericolosa impresa, faccia un passo avanti. Tu, ragazzo. Cosa? Chi? Io? Hai un bel fegato a proporti volontario per questa missione. Quale missione è il nostro sultano? Dopo una descrizione dettagliata della missione. Allora, tutto chiaro, soldato? Sì, signore, mio sultano. Molto bene, che gli dei ti assistano. Allora, prima di tutto devo equipaggiarmi a dovere se voglio sperare di sopravvivere in questo viaggio. Bene, qui è tutto pronto. Ed ora via! Verso la mia missione. Ah! Ma che cosa? Dove è finito il resto della scena? E il narratore? Oh, ciao, Maikin. Come mai così agitato? Secondo te? D'improvviso tutto il mio mondo è svanito nel nulla, eccetto me e la mia casa. Che significa tutto questo? Oh, quello? Vedi, mio caro Maikin, il fatto è che il tuo fumetto è stato di recente cancellato. L'autore probabilmente si è reso conto che fare questo fumetto non gli avrebbe portato fortuna e ha cestinato il tutto e la tua storia con esso. Che è iniziato la mia storia! Che ti posso dire? C'è la crisi, anche nei fumetti. Allora sai cosa faccio? Andrò fuori da questo fumetto abbandonato e cercherò la mia storia altrove. Aspetta, cosa? Ma sei sicuro di ciò? Ma certo che sì! Non ho certa intenzione di starmene qui a girarmi i pollici! Troverò una nuova storia dove io possa stabilirmi! Mi aiuterai, vero? Ah no, non venirmi a chiedere aiuto! Ti ho detto che c'è la crisi e fare una cosa del genere non aiuta di certo il tuo fumetto. Almeno mi lasci provare, per favore. Va bene. Posso almeno darti qualcosina che ti sarà essenziale. Questi sono gli oggetti di cui avrai bisogno per la tua avventura. La prima è un lasciapassare che ti permetterà di entrare nei portali fumetto, mentre la seconda è la tua scheda personaggio, detto anche curriculum, anche se dubito ti servirà molto dato che non hai alcuna esperienza sul campo. Va benissimo così, grazie. Ora, dove lo trovo il portale? È dietro l'angolo della vignetta. Ah, sì, eccolo. Grazie mille. Così il nostro giovane eroe disoccupato partì verso un nuovo mondo per la sua missione. Trovare il suo nuovo posto nella storia dei fumetti. Speriamo che sappia quello che sta facendo. Cosa hai detto? Voglio dire che puoi continuare con quello che stai facendo. Bene. Allora, a chi posso rivolgermi? Forse quel gruppo di persone, già che sono davanti a una vignetta. A sto punto ci serve ben piano per stanare sti barbari. Scusate, signori? Oh, un momento! Tu chi sei, straniero? Non sembri di sta parte. Anzi, non sembri manco di questo fumetto! Guarda che pelle c'hai! Infatti, io sono un giovane personaggio di fumetti che non ha più un suo fumetto. E sono qui per chiedervi se c'è un posto libero per me nel vostro fumetto. Non spetta a noi stabilire cosa farne di te, straniero!
Invece sì, dato che questo è il nostro fumetto e noi ne siamo i protagonisti. Ma che diamine... Aspettaci un attimo. Allora? Nostro ciccio straniero sembra arrivato proprio al momento giusto. Io sono Cleutus, il saggio. Io sono Bibbus, il forzuto. Io Damientus, il giovane. E la nostra missione è far fuori gli barbari che assalgono la nostra amata città Roma. E abbiamo giusto bisogno di un volontario per una questione delicata cui noi protagonisti non possiamo azzardare. Oh, grazie! Sarei molto felice di aiutarvi nella vostra battaglia. Allora, tutto quel che devi fare è aspetta che arrivino i barbari a circondare. E poi strilla dicendo cose come aiuto o oh no, un'imboscata. Quello sarà il segnale della nostra imboscata. Tutto chiaro? Sì. Almeno credo. Beh ragazzo, se andrà tutto bene, potrai stare con noi. Buona fortuna! Ok. Dunque, devo aspettare che questi cosiddetti barbari sbuchino fuori dai loro nascondigli e mi assalgano con le loro armi rudimentali, vero? Il mio primo ruolo del fumetto come esca umana. Che grande inizio. Ehi, tu chi sei, moccioso? Io? Sono solo uno che aspetta i barbari per attirarli in un'imboscata. Cosa? Un'imboscata? Via da qui! Chissà chi erano quei tizi. Oh, ma tu sei scemo! Erano loro i barbari, vero? Isetto, possibile che questo dettaglio non c'è stato in quella tua zucca vuota? Li ho fatti scappare, non va bene? No, ti avevamo detto di urlare! Ok, ho capito. La prossima volta non sbaglierò. No, infatti. Ma perché? Non mi hanno dato neanche una seconda possibilità! Beh, te l'avevo detto che non è una buona idea. Nei fumetti non si accettano errori, altrimenti si rischia la chiusura della serie. Grazie mille per la notizia. Ora mi tocca andare a cercare altrove. Tranquillo, ci saranno tanti altri fumetti che potrai esplorare, prima di renderti conto che stai solo perdendo il tuo tempo. Cercare un posto nei fumetti come nuovo lavoro è praticamente ciò che mi rimane da fare, se ti ricordi perché lo sto facendo. Certo che me lo ricordo. Bene, in quale fumetto mi trovo adesso? Si chiama Wild Combat, un fumetto d'azione con la presenza di animali antropomorfi. Ok, ora dove posso trovare la gente che possa offrirmi un ruolo nel fumetto? Oh, questo sembra un buon inizio! Devo solo trovare chi ha lasciato questo foglio e chiedere se possono ammettermi per la ricerca. È permesso? Sei in una zona privata, ragazzo. Dici chi sei e forse potremo lasciarti andare. Il mio nome è Mike Inshatter, un personaggio senza più un suo fumetto, e sono qui per chiedere il permesso di dare la caccia a questo personaggio che state cercando. I nuovi arrivati fanno sempre comodo. Tuttavia, prima di procedere, dovresti mostrarci la tua scheda personaggio. Sì, eccolo qui. Dunque, te la cavi bene con il combattimento? Sì, certamente. Molto bene. Se riesci a sconfiggere il protagonista del nostro fumetto, o almeno sopravvive per un numero intero, avrai il tuo posto nel fumetto. Ora vai. Grazie mille, signori. Non vi deluderò. Ok, tutto quello che devo fare è trovare e affrontare il protagonista di questo fumetto. Dicono che girovaga in mezzo a questa fittissima foresta. Ma come faccio a trovarlo? Stavi cercando me, intrusa? Sì, stavo cercando te. Sono il tuo nuovo avversario, ti sconfiggerò in nome di questo fumetto e per il bene del mio stesso futuro. Cosa ho detto di divertente? Senti ragazzo, non so da quale fumetto salti fuori tu e quel tuo vestito riciclato e poco originale, ma in questo fumetto, anzi in tutti i fumetti di questo genere, sono i buoni a vincere. Sempre! Cosa? Ma
Ma perché? Diciamo che è tutta una questione di educazione. Sei buono a vincere, diventa praticamente un buon esempio per i lettori. È come dire che se ci credi veramente, puoi farcela anche tu. O, nel mio caso, salvaguardare la natura difendendo la deforestazione è giusto e molto importante. E quindi? Se invece è il cattivo a vincere, cioè tu, è chiaramente un cattivo esempio per il lettore. È come dire, lascia perdere, tanto non raggiungerai mai i tuoi sogni. O peggio, che la deforestazione sia una cosa giusta e che non puoi farci niente. Allora, ti è chiara la situazione? Ok, ho capito. Ma il fatto è che anch'io sono un buono, perché sto praticamente facendo quello che una qualsiasi persona della mia età fa di solito. Cercare un lavoro! Nel mio caso, un posto in questo fumetto, per evitare di trovarsi in un futuro incerto. Almeno, i cattivi di questo fumetto me l'hanno dato una possibilità. Beh, finché starei dalla parte dei cattivi, non potrai mai sconfiggermi! Ah sì? Allora, fatti sotto! Una vignetta più tardi... Ai ai, la mia schiena! Alla prossima, perdente! Oh, no... Noi non accettiamo scagnozzi che si fanno battere in una singola vignetta. Lo sai cosa significa, vero? Spero non quello che penso io. Invece sì, era proprio quello che temevo. Ti serve forse un mio commento? No, grazie. Questa scenata ridicola è stata più che sufficiente. Passiamo a un altro mondo. Wow, quanti draghi! Che fumetto è questo? Questo è Dragon Hunting. E il protagonista di esso è il raffinato principe giallo Tonak. E si sente in giro che ha un disperato bisogno di volontari. Wow, cominciamo bene! Vediamo se io sono colui che cerca. Buonasera, straniero. Benvenuto nel mio fumetto, nel mio raffinato castello. Che cosa vuole da me? Mi chiamo Maikin, un personaggio di fumetti abbandonato in cerca di un nuovo posto nei fumetti. Sono venuto fin qui perché pensavo che tu potesti... Dammi del lei, straniero. Ti ricordo che sono un principe. Scusa. Dicevo, sono venuto qui perché pensavo che lei potesse offrirmi un posto libero nella sua storia. Ha per caso bisogno di un compagno? Io mi offrirei volontario. No, io sono un cavaliere solitario, non ho bisogno di un compagno. Di un fabbro? Io sono bravo a forgiare armi. Spade, asce, mazze... Ho già i migliori fabbri del continente al mio servizio, quindi no. Uno stagliere? Ne ho già una decina a mia disposizione. Un portaborse? Non mi porto dietro molte cose, quindi non servirebbe a niente. Ma, insomma, venendo qui ho sentito dire in giro che lei è la disperata ricerca di volontari. Certo, ma non sto cercando volontari uomini. In realtà, io sono la disperata ricerca di povere principesse da salvare dai temibili draghi che le tengono in custodia. Scusa, ma... e quelle principesse laggiù? Oh, quelle sono le principesse che ho già salvato finora. Non potrebbe lasciare che i draghi le riacchiappino e corra a salvarle? Assolutamente no! Sarebbe come fare un reboot del mio fumetto, ma nessun lettore piace la storia riscritta da capo. Cosa posso fare? Sono così disperato! Come se salvare principesse in continuazione non fosse una monotonia. Non potrebbe forse viaggiare verso nuove terre sconosciute al di fuori del suo regno? Sicuramente là fuori ci saranno altre principesse da salvare. Non sarebbe male come idea. Ma non mi piace l'idea di abbandonare il mio regno. Questa povera gente non saprebbe come sopravvivere senza di me. Che noia! E nel frattempo mi è appena venuto in mente un'idea migliore della tua. E sarebbe? Ho capito che ha la disperata ricerca di una principessa da salvare, ma questo è troppo! E poi non funzionerà mai, neppure i draghi sono così stupidi da cascarci! Ti salverò io, principessa! Dopo aver salvato la principessa e averla riportata al castello... Se devo anche baciarlo, giuro che sclero!
grazie infinite per avermi salvato da quel drago, mio cavaliere! Non c'è bisogno che mi ringrazi, mia principessa. Salvare la gente dalla minaccia dei draghi è il mio compito, il compito del prode principe giallo Tonak. Ok, il nuovo numero del fumetto è concluso. Ora fila a fare le faccende domestiche. Aspetta, cosa? Questo non faceva parte dell'accordo. E per di più, le principesse di solito non fanno le faccende domestiche. Certo, ma ora siamo fuori dal fumetto. E dato che sei al mio servizio, fila a fare le faccende insieme alle altre principesse. Oh, e non scordate di lucidare la mia armatura, di pettinarmi i capelli, di chiamarmi signore e... Basta! Tesoro, che stai facendo? Mi dimetto! Ecco cosa faccio! Ho capito che sto cercando un dannatissimo posto in questo accidente di fumetto! Ma non sono venuto fin qui per riempirmi di ridicolo! Quindi ficcati nella bocca di uno stupido drago, io me ne vado! L'uscita è da quest'altra parte. Sì, sì, ho capito. Che permaloso il ragazzo. Ah, e per tua informazione, ho appena fatto scappare le tue principesse. Cosa? Non avresti dovuto essere così schizzinoso e rifiutare così frettosamente quel lavoro. Tantomeno fare una stupidaggine come liberare le sue principesse. Questo non è il tuo fumetto, lo sai. Taci! Non intendo tornare indietro a fare quel ridicolo lavoro che mi ha pioppato quel principe scassavasi! E poi, le principesse erano trattenute in quel castello contro la loro volontà. Me l'avevano detto poco fa! Come vuoi, tanto sei tu che te le cerchi. Passiamo oltre. Riuscirà il nostro giovane eroe a trovare il suo tanto agognato posto nel mondo dei fumetti? Secondo me no, ma come dicono tutti, la speranza è sempre l'ultima a morire. Ehi! Ti ho sentito, narratore!